Tania Poddiche e Franco Balvis. Allora, iniziamo subito dicendo che io mi chiamo Franco Balvis, sono un infermiere della critica, lavoro da circa 13 anni in terapia intensiva. La mia prima esperienza è stata al Bruzzo per circa 11 anni e da un poco più di 2 anni lavoro al Marino. Il presidio ospedaliero Marino con il direttore dottor Castaldi e insieme alla mia collega Stefania Puddiche. Tore ci ha chiesto qualche proposta per una corretta assistenza infermieristica. Noi vediamo di dire qualcosa. Andiamo avanti. Allora, l'unità operativa del Marino, della rianimazione del Marino, aderisce al progetto di potenziamento delle attività distrettuali e cure domiciliari per i pazienti dimessi dalle rianimazioni terapie intensive. Alcuni dati. Si occupa di assistenza domiciliare da circa 25 anni, segue tra domicilio e RSA una trentina di pazienti, dei quali 23 customizzati, e una quindicina di questi ventilati H24. Sono impegnati in questo progetto circa il 90% dei miei colleghi. Andiamo avanti. Allora, durante la mia esperienza, quando ho iniziato l'assistenza domiciliare, ho notato subito delle differenze tra lavorare in un presidio ospedaliero, che praticamente siamo in un ambiente protetto dove siamo sempre affiancati da colleghi di grande esperienza in area critica, e dai medici pronti all'occorrenza a prestare un'assistenza competente e celere. Invece, per quanto riguarda a domicilio naturalmente non c'è questo tipo di equip, però ovviamente, e ne parleremo, con la formazione è necessario per dare una sicurezza a pazienti di formarla. Allora, quindi abbiamo differenti situazioni, differenti equip. Allora, qua abbiamo un campanello a caso, quello della famiglia Osala, che gentilmente ci hanno concesso queste immagini. Questo per dire: quando noi arriviamo in assistenza domiciliare, cosa ci portiamo appresso? Allora, per quanto riguarda me, ho pensato, prima di suonare questo campanello, che portavo appresso la mia esperienza, la mia formazione, la professionalità, responsabilità, ovviamente, competenze, motivazione. Per motivazione non intendo soltanto una motivazione dal punto di vista economico, anche se c'è. La motivazione si intende per quanto riguarda la realizzazione del nostro lavoro e praticamente avere la possibilità di collaborare in questo progetto che porta le persone dall'ospedale ad essere assistite a domicilio. Questo naturalmente con una buona assistenza e con una buona qualità di vita. La disponibilità, ovviamente bisogna essere disponibili a seguire questo progetto e disponibilità a capire tutte le problematiche e le esigenze che troviamo nella famiglia. Allora, l'umiltà, questa è una cosa soggettiva, non oggettiva. Naturalmente bisogna essere pronti a capire che noi abbiamo a che fare con persone che hanno una situazione gravosa e di conseguenza capire le loro esigenze naturalmente con rispetto reciproco. Andiamo avanti. Allora, devo prendere un po' di fiato. Ringraziamo ulteriormente a Giusy per la sua foto. Praticamente, per quanto riguarda l'accoglienza nel nucleo familiare, abbiamo una foto mentre Giusy ci apre la porta. Allora, cosa ci aspettiamo di trovare? Allora, le aspettative, naturalmente, sia i pazienti che i parenti si aspettano da noi delle risposte proprio per risolvere i loro dubbi e le loro preoccupazioni, e ovviamente noi cerchiamo di fare del nostro meglio per questo. Le dinamiche relazionali è molto importante per instaurare una buona assistenza, avere anche un buon dialogo, cercare di essere più cordiali possibili, di capire quello che loro hanno da dirci e noi di spiegarlo in modo corretto. Allora, le problematiche assistenziali, naturalmente, un paziente che va a domicilio, ovviamente le sue problematiche assistenziali cambiano e noi dobbiamo essere sempre pronti a seguirle, naturalmente con il supporto dei medici, degli specialisti e di tutte le persone che fanno parte dell'equipe multidisciplinare. Le abitudini, dobbiamo rispettare nei limiti possibili le abitudini dei pazienti, perché noi non possiamo pretendere andare alle 6 del mattino se il paziente magari abitualmente dorme fino alle 10, ci mettiamo d'accordo e cerchiamo di sistemarlo, ma per abitudine anche dobbiamo modificare le brutte abitudini che magari a volte si trovano. Certo, se uno è abituato a fumare in casa, quando c'è un paziente ventilato con ossigeno, eccetera, dobbiamo dire correttamente che queste cose non le può più fare. Ed altre cose, ovviamente, cerco di correre. La fiducia. Allora, per quanto riguarda la fiducia, ovviamente è una cosa che va conquistata. Noi arriviamo a casa dei nostri pazienti, dei familiari. Siamo praticamente quasi degli estranei, quindi di conseguenza con il tempo dobbiamo far capire le nostre capacità, cosa possiamo dare, cosa possiamo offrire, in modo che con la fiducia acquistino una certa sicurezza e una tranquillità anche a domicilio.
per un profilo del genere, un infermiere, cioè dovrebbe avere un certo carico, ci vorrebbe proprio un infermiere fatto ad arte, non è certo questo. Andiamo avanti. Prestazioni assistenziali dirette, adesso parliamo di prestazioni assistenziali dirette. Con il buongiorno parliamo subito, noi entriamo, buongiorno, e subito andiamo a cercare la consegna. La consegna è una cosa importantissima, sarebbe il caso di iniziare ad adattare la cartella infermieristica anche a domicilio. Una cartella infermieristico-medica, è più corretto dire medico-infermieristica, ma siccome siamo noi che in base agli studi abbiamo l'85% dell'interfacciamento con il paziente e con l'assistenza, la compileremo più noi. Ma anche il medico specialista e il medico di base ovviamente utilizzerà questo tipo di cartella. Nella consegna è importante anche, io lo faccio spesso, come penso anche i miei colleghi che hanno molta più esperienza di me, perché io ci sono 2 anni e mezzo, loro lavorano in assistenza domiciliare da molto più tempo di me. Allora, la raccolta di informazioni dai caregiver, dai familiari, degli assistenti è molto importante. A volte parlando, beh, come è stato il paziente, come ha passato i giorni scorsi, ha riposato, ha avuto febbre, problemi pressori, ci aiuta, perché a volte sono cose che sfuggono e magari nella cartella non le ritroviamo subito. Ecco perché l'importanza della cartella infermieristica o medico-infermieristica, perché le prestazioni erogate devono essere sempre documentate, la rintracciabilità, la possibilità di sapere cosa è stato fatto, chi l'ha fatto e quando, che cosa ha usato, l'evidenza anche dal punto di vista legale, quello che non è stato scritto, non è stato fatto, è uno strumento di tutela, di conseguenza per noi e per il paziente, e garantisce una continuità assistenziale. Andiamo avanti. Ok, qua ringraziamo Ottore lo stesso, e la famiglia Osala che guarda a caso ci ha fornito un'altra foto. Ok, qua il controllo, dopo che abbiamo letto la consegna, è il nostro compito fare il controllo di tutte le apparecchiature presidi di terapia della piccola, terapia intensiva fatta a domicilio. Come potete vedere, qua abbiamo ossigeno, aspiratori, respiratori, tutto quello che serve per garantire la funzionalità vitale e tutto ciò che è vitale per il paziente. Questo va controllato regolarmente e sarebbe una buona idea usare una checklist che praticamente ci permette di controllare facilmente, di verificare che tutti questi apparecchi siano efficienti e funzionanti. È importante per la sicurezza. Quindi l'adozione della checklist facilita anche il controllo successivo degli operatori, caregiver o altri infermieri, che vedono subito se il collega precedente ha controllato tutto, se non lo controlla lui. E anche gli infermieri di nuovo ingresso, infermieri che non hanno esperienza ancora, che magari sono all'inizio, con questa checklist possono subito evitare dimenticanze importanti. Allora, anche qua c'è una lista delle cose che facciamo, il rilevamento dei parametri vitali, le medicazioni e le valutazioni. Anche qui si potrebbe adottare una scheda di raccolta dati che è facilmente consultabile, aiuta e facilita, perché come abbiamo detto, con la penuria di infermieri di area critica e questo cambiamento culturale del paziente che dall'ospedale va a domicilio, quindi di conseguenza a volte anche nell'equipe di infermieri, magari siamo in 3 che seguiamo un paziente, io vado il 1° ottobre, poi il mio collega va il 5, l'altro collega il 7, magari passano 10 giorni, io con questa scheda posso vedere facilmente, rapidamente, se il paziente ha avuto problemi pressori, febbre, arrossamento, è stato fatto medicazioni, senza, quindi con un colpo d'occhio chiunque può valutare anche il decorso dei giorni precedenti. Allora, ok, andiamo avanti. Naturalmente questa è una cosa molto importante. Allora, prestazioni assistenziali educative, caregiver, familiari, assistenti comunali e operatori CTR. Tutto questo elenco, anche se si può leggere in pochi secondi, però comporta un tutoraggio e una formazione che deve essere continua, proprio per permettere che tutti gli operatori possano fare con una certa dimestichezza certe manovre che sono complesse, sono molto importanti, e tutto questo aiuta la tranquillità dell'assistito e dei familiari. Quindi, che cosa voglio dire con questo? Andiamo avanti. La formazione va incoraggiata e valorizzata. Anche, cioè, si parla tanto di formazione, sì, formazione, tutoraggio, eccetera. Perché non iniziare a parlare anche di formazione prima dell'ingresso in ADI? Per tutti gli operatori, infermieri, sia di area critica, sia di ADI, tutti quanti dovrebbero avere la possibilità, magari usando anche dei fondi, che rendono obbligatoria la formazione. E questo è già un passo in avanti. Poi, indubbiamente, la formazione continua per tutti gli operatori. E poi non sarebbe male pensare a degli incontri periodici con l'equipe multidisciplinare, che magari, già considerata proprio nel progetto,
che ogni tot di tempo ci si incontra, si parla del paziente, si valuta il grado di formazione degli operatori e si tiene monitorato questa cosa. Anche lo stimolo semplicemente dell'incontro, secondo me, stimolerebbe tutti a formarsi, a fare più ricerca e ad impegnarsi di più. Allora, e questo indubbiamente serve per dare più sicurezza, qualità ed ottenere la fiducia di cui stavamo parlando. Grazie Giocondo, sei stato molto carino. Andiamo avanti. Chi sono? L'ha già detto lui, non ha importanza. Allora, gli obiettivi. Questi obiettivi che avete qui scritti sono segnati proprio nel progetto che noi abbiamo in rianimazione. Come vedete, senza elencarvi troppo, sono gli obiettivi proprio che sono a contatto diretto con la salute fisica del mio paziente. Cioè, il nostro compito di rianimazione è tenerli in vita. Che sembra facile, ma non lo è proprio per niente. Perché comunque i rischi ci sono sempre, ma la verità è che ci impegniamo e fino a, vuol dire che ci siamo riusciti molto bene, non per tirare acqua al nostro mulino. Tutto ciò cosa comporta? Garantire la funzionalità respiratoria, stato nutrizionale, ridurre le riospedalizzazioni, cioè impedire che questi pazienti a casa tornino in ospedale. E questa è la cosa importante, non solo importante per il loro benessere psicofisico, ma importante anche per i costi della sanità, che sono altissimi. Ne hanno già parlato tutti, non ne parlerò avanti io. Andiamo avanti, questo non è sufficiente, prego. Perché? Perché il nostro compito principale, che è quello dell'OMS, cioè migliorare la qualità della vita per i soggetti fragili. Migliorare la qualità della vita per tutti noi, ma anche per i soggetti fragili. Non vado lì a parlare prese in carico, l'hanno detto tutti, qua e là. A me mi interessa una cosa particolare. Umanizzazione dell'assistenza, nel senso che vado a lavorare con passione, con motivazione, con amore. Voglio che intorno a me ci sia comunque la stessa passione di tutto il team multidisciplinare, perché comunque non solo io infermiere, equip, ma anche tutti quanti, occorre secondo me creare proprio degli obiettivi, dei programmi a livello comunque politico affinché si eviti l'isolamento affettivo dei miei pazienti. Oltre a questo ritengo che ridurre le barriere fisiche proprio come barriere architettoniche e quelle mentali imposte dall'ignoranza sia un elemento basilare di tutta la società. L'infermiere può aiutare in questo, come educatore per esempio nelle scuole, porto la mia esperienza nelle scuole, perché comunque l'Italia è molto indietro in tutto questo. Cioè, secondo me è davvero una cosa stupida che sia Striscia la Notizia a parlare di queste cose, non la società, per giunta che di Berlusconi, voglio dire, ancora più stupido. Allora, trasformare la disabilità in una nuova abilità, nel senso che valorizzare le risorse residue. La disabilità non è un handicap, è una risorsa, è potenziare qualcos'altro che prima non avevamo. Andiamo avanti. In questo ambito territoriale, dove con i costi della sanità molto alti, naturalmente il territorio sarà il nostro futuro, anche di me come infermiera ne sono certa, vediamo come l'infermiere non è stato indietro, perché c'è proprio un'evoluzione professionale del nostro lavoro in domiciliare. E ci sono i master in questo, proprio in assenza domiciliare, primo, secondo livello, l'infermiere IFEC, che non è un DDT, ma vuol dire infermiere di famiglia e comunità. L'infermiere case manager, il nuovo profilo professionale naturalmente era in atto nella conferenza Stato-Regioni, come tantissime cose. Tutto questo volto perché? Perché l'infermiere è il cardine dell'assistenza. Io, infermiere, sono il responsabile dell'assistenza, lo dice il mio profilo. Di conseguenza non si può prescindere dall'infermiere. Allora, siccome devo essere veloce, parlerò solo di infermieri di famiglia, ok? Che ci tengo particolarmente, perché i miei pazienti, quelli che seguo, hanno dietro sempre un entourage familiare, devo dire, abbastanza solido. Vediamo qua. Cioè, familiari che davvero come caregiver sono persone forti. Però io mi faccio questo esempio. Mettiamo un esempio di una signora di 60 anni, affetta da SLA. La vorrei portare a casa, ma non posso. Perché? Ha il marito Alzheimer e per giunto un figlio tossicodipendente. RSA? Io dico di no. Io dico che bisogna lavorare tutti affinché la signora torni a casa. Perché la SLA è il corpo che ti tocca, ma non sicuramente la testa. La testa è buona, lo dimostra insomma nei miei pazienti. Allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'infermiere di famiglia può essere il tessitore di una trama che si interfaccia con il centro sociale, il centro di demenza, il SERD, affinché sia il fulcro affinché questa donna torni a casa. Andiamo avanti. Quanta fatica fare assenza domiciliare, ve l'assicuro. Io la faccio da 5 anni. Mi strema molto di più che la rianimazione, vi giuro, perché proprio mi devo sempre reinventare 10.000 cose, mi chiedono anche, che ne so, la porti a tua zia i cuscini, che così li fa, cioè devo proprio fare, oltre che l'infermiera, ma devo dire che mi piace da morire questa cosa qua.
però molte volte sono stanca. Sono stanchi i familiari, sono stanchi i pazienti, lo capisco benissimo perché è davvero faticoso, ma siamo stanchi anche noi operatori assistenziali. Dunque io ho bisogno di aiuto perché ti devo aiutare. Dunque ritengo che sia davvero imprescindibile questa cosa qua, nel senso che il supporto psicologico che è previsto dalle derive, ne ho parlato in 100.000, è comunque descritta come una soluzione al bisogno, io invece lo ritengo una cosa da programmare insieme, importante. Non a caso all'ASL, per esempio, 3 di Campania, della Campania, non mi ricordo se è Salerno o Napoli, è nato davvero un progetto pilota volto a avere supporto psicologico per i caregiver, per me anche medico e infermiere, e si è visto come si è ridotta la riospedalizzazione, si è ridotto il burnout, si è ridotta la defiance. Dunque io ho fatto questo convegno anche l'anno scorso e per me questo è davvero un punto cardine, lo sento davvero tanto. Allora, la più grande infermiera del mondo, Florence Nightingale, 1889, ok? Che diceva: secondo me la vera missione della cura infermieristica è portare il malato a casa. Intravedo la sparizione di ospizi e ospedali. Che senso ha parlare nel 2000 e invece ne stiamo parlando? Grazie. Con quest'ultima immagine volevamo dire soltanto questa cosa. Oggi abbiamo sentito sia tecnici, politici, esperti, specialisti che parlano dell'assistenza domiciliare, che è un progetto che, come abbiamo detto, che è una motivazione per tutti, perché il nostro lavoro è cercare di migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti. Quindi, in tutto questo percorso, visto che si cerca di potenziare questo motore, ricordatevi anche che verrà scaricato sulle ruote, magari noi ci vediamo un pochettino come ruote. Se voi tenete conto delle nostre necessità, noi saremo sempre pronti a partire con voi.